Questo video davanti a un pianoforte. Davanti a un pianoforte con uno spartito. Zadok the Priest. Autore George Frideric Handel. Mi vi chiederete, Zadok the Priest, cioè The Champions, da questa composizione di Frideric Handel è nata la musica che tutti i tifosi del Milan, che tutti i tifosi italiani delle squadre che stanno lottando per andare in Champions League vorrebbero sentire fra qualche mese di sera, nelle prime umide sere di autunno e poi via via per tutta la stagione. Ebbene, questo spartito, molto difficile da suonare, dicevo, parte con un re e un mi. E poi parte e a suonare e a schiacciare il re e il mi per cominciare la canzone, ho detto ieri sera, ho pensato, è stata la mano destra, la mano destra di Pepe Reina quando divia quel tiro maligno, insidioso, preciso di Immobile dopo 2 minuti e 40 secondi. Senza quella parata straordinaria che ha esaltato la spalla, l'anca e la gamba di Pepe Reina, la famosa saga, il Milan sarebbe partito come contro la Sampdoria, là dopo 40 secondi. Ieri, dopo 2 minuti e 40 secondi, già con 1-0 con la Lazio. E sinceramente, con tutto il bene, con tutta la stima, con tutto l'amore nei confronti dei giocatori del Milan, della maglia e del Milan stesso, sarebbe stata un'impresa, vista la compattezza della Lazio, riuscire a vincere questa partita fondamentale per continuare ad alimentare la fiamma di arrivare nel Champions League e per conservare questo quarto posto che psicologicamente ha una valenza importante. Bravo Pepe Reina. Pepe Reina, un giocatore utile al Milan, utile non solo per quello che è riuscito a dare in campo, ma soprattutto per quello che riesce a dare anche fuori dal campo nel lavoro quotidiano di Gigio Donnarumma, a livello morale, a livello di insegnamenti, a livello di professionalità. E questo aveva già sottolineato Gattuso quando parla di questo straordinario giocatore, di questo grande professionista. Quindi lode a Pepe Reina, lode a Pepe Reina, ha incominciato lui a suonare con questa parata fondamentale, con questa parata straordinaria, ha cominciato lui a suonare questa canzone che tutti noi vorremmo. È stata una parata da sicurezza il giocatore, poi adesso rientrerà probabilmente già Parma, Donnarumma, ma lui ha dato sicurezza al reparto, alla squadra, sa quando accelerare, quando rallentare, quindi volevo proprio lodare Pepe Reina, uno dei grandi acquisti del Milan cinese. E in un prossimo video parlerò dell'eredità del Milan cinesi. Ieri Gattuso, Kessié e Pepe Reina. È un argomento di discussione e l'affronterò volentieri, ma comunque grazie Pepe perché tu hai cominciato con il re e con il mi, questo Zadok the Priest. Ora bisogna suonare tutto il componimento di George Frideric Handel. Ci penseranno magari altri compagni, ma il re e il mi hai cominciato tu. Bravo, Pepe Reina!